Cila, come fare le varianti in corso d'opera, variante finale, come pianificarle? Perché il quesito che mi avete fatto è il seguente: la devo fare con la fine lavori, senza fine lavori? E questo ne parliamo tra pochissimi secondi. Ora, i miei riferimenti social sono tutti qua sotto, il mio blog a cui potete chiedere consulti e pareri tecnici. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube, ok? E anche Telegram, mettete like e la campanellina. Bene, bene, veramente direi di iniziare subito a analizzare l'argomento, cioè partiamo da questa situazione. Situazione in cui il cliente ha presentato una CILA per modifiche interne, mettiamo il cursore, e praticamente lo scopo dell'intervento era quello di realizzare una stanza in più, chiudendo con un tramezzo e aprendo una porta qui, altre piccole modifiche che non stiamo a dire, perché in origine era un soggiorno pranzo cucina spezzato a zig e zag in queste due stanze. E questo è l'oggetto della CILA. Quello che vedete qui in violetto, io lo vedo violetto almeno, è un'intenzione in corso d'opera di demolire anche quel tramezzo lì, che non si sa a cosa serve, se non come spazio, mezzo ripostiglio, non si sa cosa servisse. Ecco, diciamo, supponiamo questa situazione e che appunto voi nella vostra CILA avevate pianificato all'inizio della pratica stessa le opere, queste modifiche interne gialle e rosse, e che di punto in bianco una mattina arriva il cliente e vi dice: guardate, io voglio demolire anche questo, che si fa? Si fa una variante, si fa la sospensione dei lavori, come ci dobbiamo comportare? Allora, per rispondere, attiviamo quest'altra slide. Qui bisogna fare riferimento alla norma, intanto testo unico articolo 6 bis asterisco, vediamo poi se le regioni hanno in qualche modo disciplinato o no la possibilità di fare le varianti alla CILA e anche comuni, punto interrogativo, non lo possono fare a mio avviso. Altra cosa, altro asterisco, non stiamo parlando della CILAS, della CILA super bonus, perché lì solo lei ha la possibilità di fare le varianti e addirittura variante finale, ma lì abbiamo una norma speciale transitoria a parte, e diciamo lei fa come dire procedura separata e speciale. Qui si sta parlando della CILA normale, va bene? Quindi supponiamo di essere al momento iniziale, quindi io presento la prima CILA per le modifiche interne, abbiamo visto prima, cioè il giallo e il rosso che vedevamo qui. Poi arriviamo a quel momento in cui il cliente cambia idea, può capitare, no? Dice: ma già che ci siamo, buttiamo giù anche quel tramezzo lì. Voi cosa fate? Si aprono due scenari di solito: o faccio una fine lavori parziale, stato attuale modificato e sovrapposto, cioè questa è la situazione in cui vi trovate a una sorta di bivio. Cosa faccio? Faccio una fine lavori parziale, cioè dico che di tutte le opere che ho fatto farò queste modifiche o non ho fatto queste altre modifiche, questo è un po' quello che capita normalmente, oppure faccio una fine lavori completa e poi riparto con la CILA, diciamo la numero 2, che è la vera variante, di nuovo stato attuale modificato e sovrapposto per arrivare in fondo, e si fa la fine lavori definitiva. Ora, nel caso che abbiamo visto prima, l'unica strada da fare è la fine lavori completa, cioè così, vale a dire si fa la fine lavori delle opere davvero compiute, che vediamo qui in giallo e rosso, demolizione e ricostruzione dei tramezzi interni, ancora non si tocca questo, si presenta una nuova CILA, la CILA 2, quindi la seconda, dove per oggetto c'è la demolizione solo di questo tramezzo. Ah, ma come, vuol dire fare tutta una pratica, non posso fare una sorta di variante finale con la semplice fine lavori? No, non si può fare, il nostro ordinamento non la prevede, l'articolo 6 bis del DPR 380 non lo concepisce. Lo so che è una castroneria, lo so addirittura che nella CILA si ammette e nella CILA ordinaria per ora non c'è, però il concetto è questo. Quello che mi preme dirvi è che se vi trovate ad esempio invece in un'altra situazione del tipo, rimettiamo la slide, facciamo finta che di queste opere qui, quelle gialle e rosse, cioè previste nella CILA numero 1,
non le ho compiute del tutto. Io ancora non ho buttato, non ho realizzato questo tramezzo in rosso, perché ho da decidere io, cliente, ho dei dubbi, ci penserò. Ho dei dubbi se fare sia il tramezzo rosso che buttare giù in futuro anche questo qui in violetto. Allora, che facciamo qui? Perché io ho un'opera ancora da realizzare, che è questo tramezzo rosso. Posso, devo fare una fine lavori parziale? Quindi, a parte il fatto che vi consiglio di rivedere anche l'apposito video e vi metto il link qui in alto, dove parlo della fine lavori parziale, che è un'opzione da poter fare, soprattutto per il permesso e nella scia. Nella scila noi non abbiamo a oggi questa possibilità, e per oggi intendo 16 novembre 2021, poi magari cambia il testo unico, vedremo cosa succede. Quindi, posso farlo? No, non posso fare la fine lavori parziale. Ah, ma allora come mi dovrei comportare se io dovessi in qualche modo fare davvero la variante per opere che ancora devo compiere? Lì diventa un problemino, perché praticamente io devo fare una fine, arrivo alla situazione assurda, paradossale, astratta, in cui io devo dire comunque devo fare la fine lavori come se quell'opera l'avessi davvero compiuta, e è un falso, non l'hai compiuta, non puoi dire che hai fatto un'opera che ancora non è stata fatta. Ok, ma allora cos'altro dovrei fare? La possibilità di fare una variante in corso d'opera alla scila, in verità, esiste. Esiste, però vuol dire presentare la scila tardiva per opere in corso. Poi c'è anche la scila, quella tardiva, per le opere già compiute, 1000 euro sanzione. Mentre la scila per le opere già cominciate è la sanzione di 1000 euro diviso 3. Quindi è 333, eccetera. Ora, è chiaro che bisogna spiegare ai nostri clienti che c'è da pagare una somma discreta di sanzione pecuniaria. Altrimenti, ripeto, l'altra possibilità, che però presenta anche quelle delle criticità, è quella di fare una fine lavori vera, però che non risponde all'effettivo stato dei luoghi, cosa che io non vi consiglio di fare, perché, ripeto, è una falsa attestazione. Presentarsi e operare con le false attestazioni che non corrispondono a verità, lo so, è una bischierata, è un tramezzo di 2 metri, ma lo so, però sempre falso è falso rimane. Quindi anche così, diciamo, non c'è una soluzione univoca per poter fare le varianti in corso d'opera. Io vi ho fatto vedere il ventaglio delle possibilità, e se proprio devo consigliare, se volete fare una variante in corso d'opera a una scila, la miglior cosa, quella più legittima e cristallina e corretta, è quella di presentare una scila per opere già cominciate, non ancora compiute, pagando la sanzione minima pecuniaria. Lo so, vi passano di traverso quei soldi lì, però questa è l'unica procedura prevista dal testo unico, al che, ripeto, vi farà un po' ingrifare da questo punto di vista. Ok, direi che con questo video abbiamo detto tutto, spero sia stato utile soprattutto ai tecnici, geometri, architetti, ingegneri, ma anche ai non addetti ai lavori, cioè a coloro che magari devono decidere in corso d'opera come fare una modifica in proprio con il cantiere aperto, e ho di mezzo una scila normale, una scila ordinaria. E, come dire, fatemi sapere, soprattutto voi tecnici, come fate, come impostate le varianti in corso d'opera, perché a volte ci possiamo trovare in quella situazione un po' anche antipatica, lo devo dire, in cui o si sceglie una strada che purtroppo è costosa, l'altra strada, ripeto, non è quella, diciamo, preferibile. Ok, bene. Di nuovo, fatemi sapere allora con i vostri commenti come fate normalmente le varianti alle scila, e così magari nei prossimi video si dà anche una lettura dei vostri commenti, ok? E vi dico, vi ringrazio per questa vostra attenzione, avete fatto, mettete like al video, condividetelo, così diciamo sentiamo anche il parere degli altri tecnici. Un saluto da Carlo Pagliai e ci diamo appuntamento ai prossimi video.